Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi San Corrado Vescovo, auguri, è domenica 26 novembre 2023. A Roma il sole è sorto alle 7.13 e tramonta alle 16.42 ora solare. A Milano alle 7.38 e tramonta alle 16.43, luna che tramonta alle 6.07 per levarsi alle 15.53. Proverbio di oggi, l'oro non compra tutto. Andiamo da Cade, il 26 novembre del 1862, Lewis Carroll invia il manoscritto Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie ad Alice Liddell. Nel 1922, sempre in questo giorno, l'archeologo Howard Carter entra insieme al suo compagno di ricerca per la prima volta nella tomba del faraone Tutankhamon dopo 3.000 anni. Nel 1941 il presidente americano Roosevelt firma il decreto che stabilisce il quarto giovedì di novembre come giorno del ringraziamento negli Stati Uniti. Nel 1942 la prima del film Casablanca a New York, in questo giorno del 91 l'uscita del CD Dangerous di Michael Jackson, la Juventus nel 1996 vince la sua seconda Coppa Intercontinentale battendo il River Plate. Sempre oggi nel 2003 l'ultimo volo di un Concorde, il 26 novembre del 2004, in Cina muore poche ore dopo la nascita il primo bufalo acquatico clonato. Nel 2011 infine il lancio del rover marziano Curiosity dal Kennedy Space Center. Sono nati oggi Aldo Viscardi, presentatore, scomparso, Pamela Prati, showgirl, Tina Turner, cantante, anche lei scomparsa. Mentre ci lasciano oggi, nel 2018 Bernardo Bertolucci, mostro sacro della regia, e nel 2002 Fernanda Gattinoni, stilista. L'aforisma di oggi, non essere troppo scrupoloso né saggio oltre misura, con questo noi chiudiamo il nostro almanacco, un saluto da Gino Comentale, grazie come sempre per averci guardati, a domani e ciao! L'almanacco torna domani.